e affidargli i saluti da portare in cielo ai nostri genitori. Che cos'è il peto di San Giorgio, mamma? Cioè, praticamente adesso ha 7 anni. Aveva chiesto un tonno di 7 anni. Ah, sciocchino, non è il peto. Il peto è una scorreggia, il perverte. No, il peto di San Giorgio è un grande masso sul quale, secondo, scendendo da cavallo, il santo lasciò l'impronta del suo peto. Davvero incredibile. Volete sentire questa storia? Sì, sì, erano esplosi di gioia i gemelli nei loro pigiamini. Poi però, tutti a nanna, allora, in aperta campagna si svolgevano dei riti parecchio malvagi. Si racconta che una volta all'anno Lucifero arrivava dall'inferno sulla terra e si impossessava di un uomo che appariva con una maschera di asino e con delle orecchie lunghe lunghe. Questo essere cattivo scendeva in città e, imprigionando delle povere fanciulle, le portava in un prato lontano dove le faceva vestire da cavalle e il maligno si divertiva a rincorrere per tutta la notte. Il buon Dio, stanco di tanta crudeltà, decise di inviare sulla terra il suo fido cavaliere, che era riuscito a battere persino il feroce drago di Sale. Accettando l'incarico dal cielo, San Giorgio spronò con coraggio il suo destriero e, attraversando le bianche nuvole, giunse nella nostra città per liberare quelle povere donzelle. Con un zimp e zampe della sua spada e nel nome di Cristo riuscì nell'impresa. Bravo! I bambini avevano applaudito. Le donzelle furono liberate, l'uomo asinino abbracciò la fede cristiana e vissero tutti felici con te. Che bello! Evviva San Giorgio! Quel masso verso il quale io, Assunta, e le nostre compagne correvamo gioiose era dunque l'esatto punto in cui il santo aveva appoggiato il piede per scendere da cavallo e compiere il suo miracolo. In quel prato, dunque, prima regnava il maligno. Fu costruita la chiesetta, fu costruita la chiesetta, in suo onore, per ricordare l'eroica avventura celeste. Ed è per questo che ogni anno, con la festa di San Giorgio, celebriamo la vittoria del bene sul male. Poi qua si spegne, ci sono altri particolari, si spegne questo ricordo e inizia una storia tragica. Che poi non so come finirà, non lo dovevo sperare, però è molto bella, cioè, questa cosa qua che mi ha colpito, cioè una storia di tanto tempo fa, forse una leggenda, che ci sono dei segni. Io ricordo i miei genitori e mia madre che diceva che ci andavano lì, poi questa pietra è sparita, non si sa più dove sia, c'è questa altra cosa, quindi è un sogno, un ricordo, un'immagine simbolica che dà un po', secondo me, la nota del romanzo, di questo drago che dovrà essere sconfitto, questo drago che ognuno di noi, con il quale ognuno di noi deve fare i conti. Quindi le leggende dicono sempre delle grandi verità se le sappiamo interpretare. Quindi è rimasto affascinato perché lui ha saputo mettere questa storia nel punto giusto, una storia vera che coinvolge le persone, le famiglie, la lotta per il bene, insomma, tutto quello che c'è nel mondo. Questa è la pagina che mi piace di vedere e che ho voluto condividere con voi.